Il timer alieno è stato attivato. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Con quanto hype ve lo dico ragazzi miei, perché da ieri tramite l'update 17.21 abbiamo ricevuto sia in game ma anche nel menu principale un timerozzo. Adesso abbiamo questo rapitore alieno al centro della mappa e tutto ciò mi ricorda i video che facevamo qualche mese fa mentre guardavamo il Mega Orb e quindi il Nexus. Il rapitore alieno in questione va a proiettare un timerozzo che nel momento in cui sto registrando segna 9 giorni e 18 ore. E vi chiederete, ma quando ci sarà l'evento? Beh, tra 9 giorni e 18 ore, fratello. Scherzi a parte, il timer che vedete dovrebbe finire all'incirca tra la notte del 6 agosto ed il 7 agosto, quindi a mezzanotte. Un evento a mezzanotte credo di non averlo mai guardato in tutta la storia di Fortnite assieme a voi, se non quello di Travis Scott a 1 del mattino. Quello è stato l'unico, raga. È molto probabile che finalmente assisteremo alla distruzione / rapimento di Castello Corallo e altri POI, tra cui Pantano Palpitante e Podere Pannocchia. Esatto ragazzi, non solo Castello Corallo subirà delle modifiche tramite questo eventoccio. Sono gasatissimo per questa stagione raga, perché ci voleva. Stiamo parlando di un evento di mid season, quindi in questo caso non so se poi il tutto porterà ad un altro evento a fine stagione. Molto difficile, il tutto forse si concluderà con una cinematica ad inizio stagione della prossima. Ma comunque sia, stiamo parlando di tanti eventi ultimamente, anche di un concerto musicale, chissà quando ci sarà tutto ciò. Ragazzi, davvero, non vedo l'ora, sono hypatissimo. Comunque non finisce qui, perché se notate, su questo rapitore alieno di color celeste che pulsa in alto a destra nella minimappa, abbiamo queste piattaforme. Al momento risultano disattivate, forse perché mi trovo in un server privato, ma vi assicuro che ieri erano attive e proiettavano delle rune. Esatto, rune diverse per ogni singola mini piattaforma. Eccone un'altra. Non so che cosa potranno fare nel momento in cui si attiveranno in maniera ufficiale, ma a quanto pare dovrebbero essere dei portali. Portali che ci porteranno dove? Ieri ho avuto la fortuna, e non so il perché, di vederle attive assieme a tutti quanti voi in un server privato. Esatto, si erano attivate a caso e credo proprio che si trattasse di un bug. Come potete ben vedere, anche la lobby e tutto ciò che sta dietro al personaggio, quindi il background, è cambiato. Il timerozzo è apparso anche qui e vi giuro, ogni volta che vedo queste cose io non ci sto più, raga. Quando vedo questi timerozzi che richiamano un evento, non ce la faccio, raga. Non ce la posso fare. Lo sapete come vivo tutte queste cose che oramai portiamo assiduamente da 4 anni sul canale. E vi ringrazio infinitamente per esserci ogni singola volta. Ragazzi, grazie, grazie, grazie. Intanto che scala ad un'altra ora, che bello. Oh, 17.59, ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo che cosa accadrà ai punti di interesse. Sapete oramai che io in live, ma anche off stream, mi nutro di tutte queste info. E le rune di cui vi parlavo sono proprio queste. Guardate questi mini portali che cosa proietteranno. Oramai sono rune che conosciamo, abbiamo visto anche nella season precedente. Stiamo parlando delle rune aliene. Raga, le vediamo anche ogni singola volta che entriamo nei rapitori aliene. E sono quelle piccole rune che si collegano al codice dell'esperimento di ogni singola sala. Tutto ciò non vi nego che mi ricorda Lootlake e l'attivazione delle rune nel capitolo 1. Ragazzi, mamma mia, ce ne sono tantissime, guardate qua la M di Martex, fantastica. Come dicevo, anche Pantano Palpitante riceverà delle modifiche e verrà distrutto ragazzi, verrà risucchiato in qualche modo. Castello Corallo invece diventerà Cratere Corallo. Qui leggiamo che sono state aggiunte anche nuove mesh, quindi pezzi di asfalto, cristalli, tubi, radici e quant'altro, che ovviamente si aggiungeranno a queste sezioni fluttuanti. Abbiamo anche una piccolissima panoramica di come sarà Pantano Palpitante. Possiamo aprirla, eccola qui, nel momento in cui verrà risucchiato. Io adesso non so se questo sarà quello che vedremo nel momento in cui entreremo nella nave madre oppure sarà proprio in questa maniera. Non credo ragazzi. Abbiamo anche la sezione di Castello Corallo, ragazzi, quasi
Mi dispiace vederlo in questa maniera, vi giuro. Sempre parlando dell'evento, abbiamo delle stringhe che riguardano ciò che riusciremo a vedere post evento. Ed infatti, raga, leggiamo pezzi slurpi, pantano palpitante, pezzi della fattoria, quindi podere pannocchia, nave madre e pezzi di castello corallo. Quindi, come già detto ad inizio video, ragazzi, finalmente assisteremo a ciò di cui stiamo parlando, credo da inizio stagione, dai, castello corallo. Ciao ciao. E voi che mi dite, raga, parteciperete all'evento? Siete in hype? Che cosa ne pensate? Qua sotto tra i commenti ditemi ogni singola cosa. Vediamo velocemente quello che hanno pubblicato ieri, ragazzi, il cannone al plasma. Ho fatto un po' di test in live, guardate questa nuovissima arma aliena leggendaria. Vi dirò la mia. Io personalmente la apprezzo perché possiamo andare contro ai super tryhardoni, quelli che overbuildano a raffica. Avete presente quando vi costruiscono i mega grattacieli e voi siete ancora a terra? Ecco, ragazzi, utilizzate quest'arma. Utilizzate quest'arma e fategli passare la voglia di fare tutto ciò che fanno dalla mattina alla sera all'in-game. Ho pubblicato anche una clip ieri su Martex Shorts, link in descrizione, andate ad iscrivervi sul secondo canale se ancora non l'avete fatto, oppure su TikTok cercatemi come Martexone. Ragazzi, anche lì un sacco di estratti live e funny moments ogni giorno. Andiamo a guardare lo shop giornaliero perché so che hanno droppato, ragazzi, il set delle Jordan, non ci posso credere, non usciva da maggio 2019, sono passati 2 anni dalla sua ultima release. Io vi lancio un bel codice Martex e la tienda The Fortnite, grazie a tutti quanti voi che state sostenendo infinitamente il canalozzo, raga, grazie, 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 e questo è lo shop di oggi, vediamolo, vediamo, vediamo. Oh, manzo boss, acchiappa mosche, viticcio, venere acchiappa volo. Ragazzi, chi si ricorda? Chi si ricorda queste cose qui? Cioè, skin uscita nella stagione 4 e backpack invece uscito nel capitolo 2 stagione 4. Fantastica questa cosa, molto bella, molto bella. Ma quassù, vabbè, ma si vola. Si vola, si vola. Pacchetto hang time. E guardate un po', mi è appena scaduto il codice creatore. Ecco quello che accade ogni singola volta a voi, ragazzi. Ogni 14 giorni lo riaggiorniamo, maiuscolo oppure minuscolo è sempre uguale. Andiamo e via. Ci rivediamo tra 14 giorni. Ragazzi, pacchetto che ho apprezzato fin dal primo momento, per i colori, per tutto, raga. Sia la skin maschile che femminile, bellissime. Entrambe 1800 V-Bucks, quindi si tratta di un bundle, come potete ben vedere. Abbiamo delle emote, però aspettate, fatemi vedere anche lui, fatemelo vedere. Che bello. Mamma mia, io amo questo logo. Che bellezza, ragazzi. Che scarpe. Mamma mia. Questo è apprezzabile. È apprezzabile, seriamente. Tra l'altro abbiamo questo set oggi, LeBron un po' più sotto, purtroppo scala sempre di più ogni giorno. E 2 giorni fa, raga, 2 giorni fa sempre nello shop avevamo i baschettari, gli originali, i super OG. Qua sotto invece abbiamo Starly, Rider della Scia, Passo di Rocco. Schianto terrestre. Ricordo questi mod, stagione 7, vero, sì. Al vapore. Mamma mia, raga. Andiamo sotto. Leisa, Ninja. Oddio, l'hanno fatto scalare. Ah, caspiterina. Sotto, sotto, sotto per LeBron e via. Sto aspettando la crew. Ragazzi, credo che tra oggi, domani e dopodomani avremo qualche sneak peek della crew in maniera ufficiale, però, la crew di agosto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo all'evento di mid season. Mi raccomando, non mancate. E ovviamente ogni singolo giorno in live e video. Ragazzi, un salutone da Martex e come al solito un bel... Yeah, brothers!